30 studenti provenienti da ogni parte del mondo coinvolti nel workshop internazionale sullo sviluppo smart di Gela. Il progetto aveva uno scopo ben definito: sviluppare nuove idee entrando in contatto con le reali necessità della città gelese e associarvi nuove idee interagendo con i cittadini nell'elaborazione delle singole ricerche. Nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini, chiusura dell'iniziativa. Questo è il punto di partenza. L'amministrazione ha deciso di infondere in città un aumento del livello culturale scientifico attraverso la partnership con l'Università Tecnica di Berlino, attraverso la richiesta al mondo ENI di istituire a Gela la Fondazione Enrico Mattei, che è riconosciuta a livello internazionale come un centro di ricerca avanzato. Ecco, c'è necessità di portare a Gela, se non l'università, perché sappiamo, diciamo, che ci sono delle difficoltà insuperabili, ma sicuramente dei centri di eccellenza che possono permettere al mondo scolastico, ai ragazzi che escono fuori dalle scuole superiori, di potersi qualificare senza necessariamente seguire il percorso universitario. Il rapporto vero, appunto, è tra la scienza, tra l'approccio scientifico e la città. In questo caso è un'università tedesca che però ha al suo interno ragazzi di diversa nazionalità. E questo rende ancora più ricco il rapporto. La valenza è soprattutto internazionale perché finalmente Gela viene inquadrata da un punto di vista razionale sotto diversi aspetti. Noi abbiamo qui avuto gli architetti della Berlino Core perché hanno visto forse prima di noi quali sono le esigenze, perché spesso noi gelesi, noi che viviamo in questo contesto, non ci rendiamo conto che potrebbero esserci delle soluzioni. I tedeschi, i francesi, i inglesi, perché in realtà il gruppo di lavoro è formato da ragazzi internazionali, provengono da ogni parte d'Europa, solo il professore è tedesco. Per cui hanno inquadrato Gela e sperano di dare delle soluzioni, ma hanno anche accolto dei suggerimenti. Sono stati interpellati, intervistati buona parte dei nostri alunni, i più grandi, quelli del triennio, cercando di capire dai ragazzi quali suggerimenti potessero emergere per la soluzione. Ai nostri microfoni il docente di pianificazione urbana sostenibile all'Università di Berlino. Cosa ricorderete di questa esperienza Gela, che se vogliamo è stata anche molto formativa? Ci ricorderemo che così tante persone hanno voglia di venire da noi e parlare con noi e che sono interessati a quello che stiamo facendo. Durante l'iniziativa di sabato scorso, la Proloco di Gela ha consegnato ai presenti il DVD contenente il video di promozione turistica del territorio presentato ad Expo presso il cluster biomediterraneo e al padiglione siciliano.